Ciao ragazzi, sono Falco Nero e ora sono qua con un nuovo Falco Risponde. Pronto a rispondere alle vostre domande lasciate sui vecchi video di questo tipo di format. Allora, oggi abbiamo diverse cose e prima di iniziare vi invito ovviamente come sempre a lasciare nei commenti una domanda per me, per la coppia o volendo anche solamente per Elisa affinché si possa comporre un nuovo Q&A e vi anticipo già che quello della prossima volta sarà con Elisa, per cui magari concentratevi questa volta su domande che riguardino anche lei. Detto ciò, partiamo con Giorgio S che chiede: quale console tra Switch, PS4 e Xbox preferisci e perché? Ecco, questa è una domanda che mi aspettavo prima o poi ed è puntualmente arrivata. Io, come poi ho sempre detto, e tanta gente non ci crede, ma è così, non parteggio per nessuno in realtà. Io posso avere periodi in cui gioco più a una cosa piuttosto che a un'altra, ma non ho mai tifato per una console piuttosto che l'altra. Se non magari da ragazzino, quando c'era solamente la Play, siccome i miei non mi compravano in Nintendo 64, allora tifavo per la Play per partito preso, ma ero veramente piccolo. Diciamo che in età adulta ho cominciato a tifare per i giochi, per cui gioco dove mi piace di più il gioco, non in base alla console di riferimento. Magari sono un po' più attivo su Xbox perché uso tanto il Game Pass, ma è semplicemente per presenza del servizio che spesso e volentieri mi trovo a giocare magari più lì. E perché ho più persone che conosco là, per cui magari se capita di fare una coppa, magari la faccio su One. Poi Wisedale chiede: una volta avevi le basette più lunghe, una mia impressione. Forse sì. Sì, forse le portavo. Sì, perché c'è stato un periodo che le portavo all'altezza dell'orecchio, mi sa, del lobo, per intenderci. Mazza che memoria e che occhio che ci avete. Dunque, poi Lorenzo Giordano chiede: se avessi potuto frequentare l'università, lo avresti fatto? Se sì, che facoltà? In realtà questa è una cosa che stanno in pochi, mi sa. Io mi sono iscritto all'università ai tempi. Mi sono iscritto a Scienze della Comunicazione, alla Sapienza, e non ho mai frequentato però, perché in quel periodo avevo iniziato a lavorare. Scrivevo di videogiochi, avevo iniziato in quel periodo lì per gioco. Il problema è che a ridosso dell'inizio dei corsi, il lavoro si fece più serio. E io capii che potevo raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero di lavorare in ambito editoriale, attraverso due percorsi, facendo una gavetta professionale sul campo, cioè lavorando o studiando. E bene o male, dopo 2 o 3 anni sarei arrivato allo stesso punto, facendo quel tipo di corso di studi. Chiaramente non si applica per tutti i lavori, ragazzi, ma siccome la mia vita volevo che fosse incentrata sulla comunicazione, le scelte erano fondamentalmente quelle: o lavorare e imparare certe cose lavorando, o impararle sui libri per poi metterle in pratica dopo. Ho considerato che poteva essere più adatto a me come persona quel tipo di percorso e ho scelto di mollare subito l'università. Però mi dispiace perché feci spendere a papà un po' di soldi all'epoca per l'iscrizione e mi sono ripromesso che prima o poi glieli ridarò, perché sono stati veramente buttati all'epoca. Dunque, Coverland Darkness chiede: ma il tuo nome è anche ispirato al grandissimo in tutti i sensi personaggio di City Hunter Falcon? No, in realtà è ispirato a Berserk, ragazzi. Max Milan 94: ciao Falco, ti sono mai piaciuti gli strategici a turni? Porteresti qualche titolo anche più vecchio sul canale? Ma in realtà gli strategici, a me piacciono gli strategici in generale. Io sono uno di quelli cresciuto con Age of Empires, Command & Conquer, insomma, per cui, per darvi un'idea, mi piacciono tutti. Io, sapete che gli unici generi che definirei poco in linea con i miei gusti, quindi potrei dire che non mi piacciono, o meglio, che mi piacciono di meno, perché poi bene o male mi piace tutto quando si parla di videogiochi, sono i musicali e i picchiaduro. Il resto mi piace un po' tutto, assiduamente, per cui ho periodi in cui ho giocato tantissimo a strategici a turni, periodi in cui ho giocato meno per concentrarmi su altre cose, ma non ho un genere che non mi piace, e gli strategici sono assolutamente tra i miei preferiti. Marco Marchi chiede: ciao Davide, domani arriva il T-Virus e scoppia il caos, che ti inventi per sopravvivere? Bella domanda, ma io devo confessare di avere una vena da prepper mancato, ovvero io vorrei tantissimo avere soldi, spazio e tempo per organizzare tutta una serie di scorte in vista di un momento oscuro dell'umanità. Metti che c'è l'apocalisse, allora io ho già da mangiare, da bere per tot mesi, le medicine. Io di indole sarei un prepper, ma non ho
soldi in questo momento per organizzare tutto quello. Io vorrei farmi un bunker, se potessi, fate voi, insomma, con chi avete a che fare. Mi sono proibito un bunker alla Fallout Shelter. Poco malato di capoccia, vabbè. Skype Land chiede: quali sono le mansioni per il canale di cui si occupa Elisa Telecamere Spette? Praticamente tutto ciò che faccio. Cioè, io per certi versi sono il volto del progetto e dovrebbe essere il contrario a quanti fatti, però vabbè, visto che lei è un pochino più carina di me. Lei fondamentalmente è colei che tutto muove e tutto sa, nel senso che è quella che organizza la programmazione, è quella che prepara anche questi. Io le domande le leggo quando me le manda su Telegram, io poi le vado a vedere. Le sceglie lei, le inserisce lei nel contesto. E io tant'è che a volte sono un po' sorpreso perché non mi aspettavo magari quella domanda o quell'altra cosa. È quella che osserva la concorrenza, elemento fondamentale per il nostro lavoro, è quella che osserva magari certe cose che andrebbero fatte piuttosto di altre, è quella che si studia un po' il contesto generale, quella che mi suggerisce argomenti, che mi suggerisce contenuti, è un po' la mente che sta dietro a tutto quello che faccio e che facciamo poi insieme. E mi spiace che spesso e volentieri lei vada un po' in secondo piano rispetto a me davanti alla telecamera, perché lavora forse più di me per certi versi, anche se sembra il contrario, no? Anche perché lei poi manda avanti anche la casa, per cui insomma so fortunato veramente. Poi Arianna Saija, non so come si pronunci, chiedo perdono in caso avessi sbagliato. Cosa ne pensi di chi sponsorizza siti di crediti al Soul Food? Ti hanno mai proposto questo tipo di sponsorizzazione? È una delle più delle più frequenti. Diciamo che da quando tratto FIFA avrò ricevuto centinaio di proposte a riguardo, ma anche di più forse. Diciamo che me ne arriva adesso, me ne arriva una settimana, se non un paio. E cosa ne penso di chi sponsorizza i siti crediti? Che non condivido minimamente. Al di là del fatto che trovo paradossale e tuttora non mi spiego come mai Electronic Arts non intervenga, perché è vietato dai loro termini e condizioni, e spesso e volentieri ci lavorano anche con gente che sponsorizza i crediti al foot e non ha senso. Per cui io sono una persona che è abituata in linea di massima a seguire le regole per non avere problemi. Io sono uno di quelli che vuole dormire tranquillo, che non vuole mai avere problemi con niente, con nessuno, per cui tendo a seguire le regole in tutto. Ma anche non ci fosse la regola, non lo sponsorizzerei mai un servizio del genere, perché è un incoraggiare al gioco d'azzardo, è un incoraggiare a un'attività che sta al limite tra legale e illegale, perché non si è ancora ben chiarito questo mercato nero da che parte stia. Io odio l'ambiguità, specialmente quando ci sono soldi di mezzo, specialmente quando ci sono minorenni di mezzo, per cui è una cosa che non farei, non ho stima per chi lo fa, non... ognuno poi fa come gli pare, perché poi ognuno deve rendere conto alla propria community, prima di tutto, e soprattutto a se stesso la mattina quando si guarda allo specchio. Onestamente non è una cosa che trovo in linea con le mie caratteristiche, non mi sentirei in pace come stesso a farla, non la farò mai. Ecco, se c'è una cosa che posso proprio garantire con la mano sul fuoco è che non farò mai sponsorizzazioni di crediti, quello potete starne certi, e vi invito caldamente a screenare, a registrare la clip, fate quello che vuoi, per usarla contro di me qualora dovessi cambiare, perché è giusto che io venga massacrato se dovessi mai cambiare idea, perché vorrebbe dire che mi sei riportato col cervello. Stefano Cucinotta chiede: in quale epoca storica ti piacerebbe rinascere? Porca miseria, cavolo, tante. Io sono un amante del Medioevo, sebbene l'età media fosse molto bassa, io forse a quest'ora sarei già morto nel Medioevo, però diciamo che il Medioevo è un periodo storico che mi affascina un casino. Il periodo... in realtà ce ne sono tanti, io sono un fan di tanti periodi storici, ho un amore viscerale per i Templari, per cui anche quel proprio quel pezzo, no? Però io sogno, ho un sogno, oggi parlo della mia psiche, io sogno che il giorno in cui morirò, cioè mi piacerebbe che una volta morto l'uomo potesse viaggiare avanti e indietro nel tempo come gli pare, per vedere quello che gli pare. Spero che sia possibile, perché mi farò un viaggio nel passato meraviglioso, qualora fosse effettivamente come spero, come sogno che sia. Modo per esorcizzare anche un po' una cosa terrificante come la morte. Viva Wayne! Allora, ci sono tre domande. Che tipo di criterio usi quando fai una recensione?
Parti già con mentalmente uno schema di cose da valutare o la valutazione sul prodotto la elabori a pelle? Ovvero quello che ti trasmette dalle basi su quello che poi metterai nella tua recensione? Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare e di ricevere l'insegnamento di alcuni dei migliori giornalisti videoludici italiani. È stata la mia manna. Per cui diciamo che ho cominciato a unire negli anni le teorie di ciascuno, ok? Su come si recensisce un prodotto. Io sono l'antinumerino, io odio i numeri, li odiavo anche quando scrivevo ed ero obbligato a darli. E in linea di massima tendo a usarli anche poco qua sul canale perché non è un qualcosa che mi piace. Credo che svilisca poi tutto quello che c'è prima del numero, il discorso, la spiegazione, le motivazioni. Quando valuto un prodotto mi baso principalmente su diversi fattori che però cambiano da prodotto a prodotto. Nel senso, se io valuto un AAA dovrò avere un certo ordine di idee per valutarlo. Se valuto un gioco indie fatto da una persona sola nel suo garage dovrò essere chiaramente diverso nella valutazione. Non si può fare una valutazione oggettiva sulla base di elementi fissi per ogni tipo di prodotto, sarebbe folle. Ed è quello che secondo me a volte crea dei problemi nella stampa attuale, perché non sanno fare una differenza in questo senso a volte, no? In linea di massima però diciamo che si parte da ciò che un titolo rappresenta, chi lo ha sviluppato, quali sono gli obiettivi del progetto e in che contesto si colloca. Nel senso, se un gioco come, che ne so, adesso mi viene in mente Bayonetta e Vanquish, che li ho trattati da poco, oggi come oggi li devo valutare sulla base di quello che sono oggi, sulla base di come si inseriscono nel contesto attuale, non sulla base del valore effettivo che hanno, perché quello già l'abbiamo valutato ai tempi. Ci sono diversi parametri che secondo me servono per valutare un prodotto e tra questi c'è anche il target di riferimento. Cioè, un gioco, se si rivolge a un pubblico ben preciso, deve essere valutato sulla base di quello. Per quanto riguarda le mie opinioni personali sul gioco, tendo a tenerle sempre per ultime, perché credo siano importanti nell'economia di una recensione, però devono essere una postilla finale ben dichiarata e ben chiarita. Quello che viene prima deve essere un'analisi oggettiva del prodotto, quanto più oggettiva possibile del prodotto. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Dunque, hai mai la sensazione che portare tanti contenuti rischi anche di portare a una specie di effetto saturazione del tuo canale? Sì, ed è esattamente il motivo per cui sto cercando in questo periodo di frazionare attraverso tre canali diversi, Twitch in più. Perché non voglio creare quella sorta di all you can eat eccessivo in cui invece di goderti il cibo lo vomiti poi alla fine. Per cui vorrei che pian piano si andassero a creare dei microcosmi che fanno tutti capo a quello che è la nostra community, però in cui ognuno possa scegliere poi la stanza che preferisce per andare a mangiare il piatto che più gli piace. Ecco, questa è un po' l'idea che mi sono fatto. E la terza domanda: ti è mai capitato di avere per le mani un gioco e venderlo, pentendoti successivamente di averlo venduto? Sì, ho vissuto una fase prima di diventare collezionista, che è una cosa che mi è scattata sui 17 anni, 18 anni, in cui compravo e vendevo, e tante cose mi sono pentito di averle vendute, perché adesso valgono un bel po', come poi dicevi anche tu stesso nel commento, cioè ho venduto Silent Hill, adesso costa un po', infatti. Tante cose le ho recuperate con gli anni, però in linea di massima adesso non vendo più niente, non, neanche cose che magari varrebbero un pochino, perché ci tengo a conservarle, anche se magari poi non le venderò mai o non avranno mai, andranno a perdere il valore che hanno, però il collezionismo poi è questo alla fine. Spero un domani di avere poi anche i soldi per ricominciare a collezionare, perché negli ultimi anni appunto ho comprato solamente in digitale per risparmiare un po', e tutti quelli che sono le limited degli ultimi 7-8 anni non ne ho presa praticamente una. Chissà se prima o poi recupererò. Poi il mio amico Sadafleck chiede: dei personaggi di Robert Erwin Howard, quale preferisci, Conan il Barbaro o Solomon Kane? Conan, tutta la vita Conan. Ma per una serie di motivi, nel senso che il personaggio è particolarmente iconico, sono cresciuto leggendo le storie di Conan, guardando i cartoni di Conan, guardando i film su Conan, cioè è un po' un personaggio ricorrente nella mia vita. Solomon Kane l'ho scoperto più da grande e quindi non ha quello stesso tipo non mi ha toccato quelle note dell'animo così come invece ha fatto Conan. E questa era l'ultima, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua. Per cui spero, insomma, che Q&A vi sia piaciuto, come sempre, insomma, più che piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia accompagnato in questa giornata, anche questa volta. E niente, ragazzi,
Questo è quanto. Fatemi sapere se avete altre domande per me, solo per Elisa o per entrambi, ricordandovi che appunto il prossimo Q&A sarà con lei, per cui tenetelo presente qualora vogliate fare la vostra domanda al riguardo. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.